Guardate un po' chi è tornato nella splendida Verona, un ex giocatore del Verona, il grande difensore Favaro, che oggi non sarà presente al Bentegodi, è venuto semplicemente a fare un Sono giro bravo. nella bella città scaligera. Bravo, data la giornata un po' anche freschina, diciamo, sono venuto a fare un giro qua. E difatti ho trovato 5 minuti fa Pierino che stava andando allo stadio. E niente, sono contento, anzi non pensavo che fossero gemellate le due Eh sì, c'è un squadre. grandissimo gemellaggio Perché storico. ho visto tanta gente con le maglie della Fiorentina in giro, ho detto, ma questi qua È difficile a non Verona, è che vero? rischia, appunto. Ascolta, invece di questo Verona di Mandorlini, insomma, una stagione strepitosa. Sì, sono partiti benissimo, hanno fatto un girone d'andata stupendo, poi si sono un po' arenati, però penso che ancora in queste ultime 5 partite che restano possono dire la sua. Ascolta, di questo Verona di Mandolini, chi è il giocatore che ti ha maggiormente sorpreso? Beh, diciamo che loro hanno perso una pedina importante lì a gennaio con Giorginio. Giorginio che è andato via, ma penso che sia una squadra, diciamo un gruppo, non è un singolo, oppure sono tutti dei bravi ragazzi e quando c'è il gruppo cioè puoi fare i risultati che ha fatto il Verona fino adesso. I tuoi ricordi di Verona immagino siano sempre belli. Beh sì, io ho finito la carriera qui a Verona, mi sono trovato benissimo, mister Bagnoli, purtroppo c'è stata un'amarezza che siamo retrocessi quella volta, però diciamo che io mi sono trovato benissimo e ogni tanto mi ritrovo con qualcuno di quei ragazzi che eravamo qua. Chiudiamo con un saluto ai tuoi ex tifosi. Cosa posso dire? Saluto tutti e forza Verona!